Buongiorno. Buongiorno. Ciao Antonio, ciao Stefano. Oggi al Panzotto di Roma abbiamo voglia di vacanze, perché è finita la brutta stagione. Finalmente non piove più e noi ci viene voglia di vacanze. Vacanze per noi significa mare. Il mare per eccellenza, per quanto ci riguarda, è in Sicilia e più precisamente alle Isole Eolie. Oggi vogliamo parlarvi di un piatto che abbiamo imparato a cucinare nell'isola di Panarea e che, per quanto ci riguarda, è straordinario. Oggi faremo le linguine alla eoliana e questi sono gli ingredienti. Abbiamo una magnifica pianta di basilico che, come potete vedere, coltiviamo noi stessi. Questo è il nostro magnifico olio extravergine di oliva della Sabina di nostra produzione. Qui abbiamo dei capperi che provengono dalle Isole Eolie e più precisamente dall'isola di Salina. Naturalmente taglio. Qui abbiamo le olive di nostra produzione che vengono anche loro dal nostro ranch e dai nostri alberi in Sabina. Pomodori piccadilli, la nostra famosissima Special One e naturalmente la cosa più importante, il segreto di un'ottima pasta, come sempre, è la pasta. E noi usiamo le linguine della Benedetto Cavalieri di Lecce. Chef Stefano provvede a versare nel bollitore 240 grammi di linguine della Benedetto Cavalieri. Dice: perché 240 grammi? Perché siamo in tre e poi ce le mangiamo, mi pare minimo, no? Vai, se vai, vai, alla grande, eccola qua. Nel frattempo andiamo a preparare il sugo. Antonio, in una padella, versa un goccino del nostro extravergine di oliva e uno spicchio d'aglio. E aspettiamo che l'aglio rosola. Abbiamo tolto l'aglio e quindi nell'olio aromatizzato, Chef Antonio versa i capperi di Salina e le olive del nostro ranch, che fra loro si sposano magnificamente bene. Un minutino, forse anche meno, per aromatizzare questi due ingredienti e andiamo con i piccadilli. Bella mantecata per amalgamare il tutto e aggiungiamo un goccino della nostra Special One. Guardate che spettacolo! La nostra eoliana è praticamente pronta. Non ci andrebbe, nella ricetta originale delle Isole Eolie non ci andrebbe, ma noi una piccola eccezione la facciamo e andiamo ad inserire un pizzico di peperoncino. L'eoliana è praticamente pronta e l'ultimo ingrediente è il nostro splendido basilico che coltiviamo nell'orticello del Panzotto. Profumatissimo. La padella è pronta per ricevere la pasta. Le linguine sono pronte e andiamo a scolarle.
lasciandoci come al solito un pochino della loro acqua di cottura, che non ci sta niente male. E adesso l'arte del nostro chef è nella mantecatura perfetta. Andiamo ad impiattare questo magnifico piatto di linguine alla eoliana. Andiamo ad impiattare, naturalmente su tre piatti, perché poi è chiaro che siamo costretti ad andare a fare il test. E questa è una. La seconda. E infine la terza. E ora aggiungiamo questo meraviglioso sughetto. Guardate che meraviglia, la peppa. E andiamo a fare il nostro solito test. Abbiamo nei piatti un'eoliana straordinaria e quindi andiamo a fare il nostro solito test. E naturalmente non basta una sola forchettata. Cerchiamo di capire bene, eh? Che dire? Fantastica! Una cosa spettacolosa! E a questo punto, come al solito, le possibilità sono solo due. O prendete un Frecciarossa e andate a Napoli, andate con un taxi al molo Peverello, imbarcatevi sul traghetto veloce per le isole Eolie, scendete all'isola di Panarea, prendete un taxi elettrico e andate al ristorante Raya e lì mangiate un'eoliana spaziale. O se per caso vi fosse più semplice, venite a gustarla al Panzotto di Roma in via Trionfale 94.